Davanti alle coste del Gargano Nord ci sono 30.000 ettari di mare dedicati alla mitilicoltura. 9 cooperative e una società agricola che danno lavoro a 800 persone gestiscono gli impianti di coltivazione delle cozze più grandi del Mediterraneo europeo. L'impatto sull'ambiente negli ultimi 30 anni è stato pesantissimo a causa dell'abbandono a mare da parte di molti pescatori di tonnellate delle famigerate reste, ossia le calze in polipropilene utilizzate nella mitilicoltura. 2 anni fa un'inchiesta della Procura di Foggia e della La capitaneria di porto sfociò in arresti e sequestri degli impianti. Nelle prossime settimane, nel porto di Capoiale, sarà posizionato un container in cui i pescatori potranno conferire le plastiche che saranno riciclate. Si tratta di un progetto pilota comunitario LIFE, coordinato da Legambiente, che durerà 2 anni, che sarà sperimentato anche alla Spezia. Un impianto di innovazione tecnologica che riciclerà le plastiche di polipropilene. Sarà coinvolta un'azienda leader del settore qui sul Gargano, Ittica del Giudice, che conferirà le calze della produzione che verranno riciclate e rigenerate. Questo è un sistema di economia circolare che avrà vantaggi economici per le aziende e avrà un vantaggio ambientale. Con Legambiente abbiamo portato questo progetto Life Muscles a conoscenza della popolazione. Abbiamo organizzato una caccia al tesoro delle retine in spiaggia con i bambini per sensibilizzarli appunto sotto questo aspetto.